sicuramente è rimasto da ieri la scrittura del teorema. Noi eravamo arrivati nel teorema sulla convergenza puntuale per le serie di potenze, eravamo arrivati a dimostrare che se velocità di x è minore di f, la serie converge assolutamente, assolutamente. Adesso andiamo a vedere cosa succede se il valore assoluto di x è maggiore di r, cioè questo, se solo se il valore assoluto di x per 1 su l è maggiore di 1, ok? Scusate, per l, perché r è uguale a 1 su l. Ora fissiamo un epsilon maggiore di 0 tale che il valore assoluto di x per l meno epsilon sia ancora maggiore di 1. Ok? L è un numero positivo, quindi si può fare secondo me. Ok. Se scelgo epsilon abbastanza piccolo, questo quando epsilon tende a 0 tende a questo, questo è maggiore di 1, epsilon abbastanza piccolo, questo è maggiore di 1. Andiamo a vedere cosa succede adesso. Io cosa so? So che per ogni epsilon maggiore di 0 esistono infiniti indici, chiamiamoli nj, tali che la radice nj-esima del valore assoluto di a con nj in modulo è maggiore di r meno s. Se vi ricordate, la radice n-esima di a con n in valore assoluto era il massimo limite era maggiore di L, era uguale a L, e quindi se ci metto meno epsilon è maggiore di L meno epsilon, che vuol dire che per infiniti indici si avrà questo, o se preferite fissato epsilon per ogni ni esiste un indice maggiore di J maggiore di J. Ma è meglio scriverlo così, in questo caso per infiniti indici è completamente equivalente, in questo caso ci serve meglio. Perché? Perché adesso andiamo a prendere la nostra serie. La nostra serie è somma per n che va da 0 a più infinito di a con n x alla n. Chi è il termine ennesimo della nostra serie? Questo. Quindi andiamo a prendere a con nj per x alla nj in modo assoluto. Ok? Allora io cosa posso dire? E questo è maggiore o uguale, allora questo termine è maggiore o uguale di L meno epsilon alla nj, no? Perché questa è il radicando elevato alla 1 su nj, se levo tutto alla nj scopro che questo è più grande di questo. E poi c'è x alla nj, ma questo è L meno epsilon per valore assoluto di x tutto quanto elevato alla nj. Ma siccome questo è maggiore di 1, a qualunque potenza io lo elevi, continua a essere maggiore di 1. In particolare questo implica che a con n x con alla n non può tendere a 0. Perché se tendesse a 0, se tendesse a 0, ci tenderebbe anche in valore assoluto, e una volta che tende a 0 da un certo punto in poi dovrebbe essere minore di 1, ma questo è incompatibile col fatto che infinite volte per tutti gli indici nj questa quantità è in realtà maggiore di 1. Quindi
questo contraddice esattamente, quindi abbiamo ottenuto un assurdo, diciamo, questo implica che la serie non può convergere. Non può convergere. Perché voi sapete che una condizione necessaria per la convergenza è che il termine generico tende a zero. Il termine generico non tende a zero, la serie non può convergere. Questo non vuol dire che diverga. Sicuramente diverge in valore assoluto. Ma se ci tolgo il valore assoluto potrebbe oscillare. Chiaro? Ok. Prima di fare degli esempi, andiamo a vedere una conseguenza importante che praticamente completa quasi del tutto questo teorema. Allora, corollario, prendiamo la nostra serie di potenze centrata all'origine con raggio di convergenza R. Allora, R maggiore di 0, minore di più infinito. Se R è uguale a più infinito il teorema vale lo stesso, soltanto che invece di scrivere R meno epsilon, R meno R più epsilon, R meno epsilon, dovrei scrivere meno M. Devo mettere per forza sul limitato. Allora, poi diciamo sia epsilon maggiore di 0, la serie converge totalmente in meno R più epsilon R meno. Quindi vedete che sto mantenendo la promessa che ho fatto l'altra volta, cioè se io mi stacco, mi metto un po' all'interno dell'insieme di convergenza, quindi mi stacco da R, da meno R a R, quindi mi estrimo un po', la serie non solo converge puntualmente, non solo converge uniformemente, ma addirittura converge totalmente, che era la convergenza migliore che potevamo avere. Ah, questa dimostrazione è molto semplice in queste due righe. Allora, se io vado a fare la norma infinito di diagonale x alla n, diciamo norma infinito sull'intervallo in questione, questa è il massimo per x appartenente a meno r più epsilon r meno epsilon di valore assoluto di con n x alla n, e questo chi è? Io direi proprio che è a con n per r meno epsilon alla n. Perché? Perché questo, diciamo, i vari termini della serie sono, guardate come funziona, sono monomi. Un monomio tra 0 ed r meno epsilon è crescente sicuramente, o decrescente, dipende dal segno di a con n, ma col valore assoluto è sicuramente crescente. E quindi il massimo dove sta? Sta in r meno epsilon. E poi dall'altra parte come funziona? I valori sono gli stessi, perché la funzione o era pari o era dispari, essendo un monomio, col valore assoluto diventa pari. Quindi il massimo è sicuramente raggiunto su questo estremo. Pensate per esempio x, e il massimo dove ce l'ha? In r meno epsilon. X cubo uguale, x quadro uguale. Chiaro? Ok. Ma io che cosa so? Io so che la somma per n che va da 0 a infinito della norma di a con n x alla n, norma infinito, è uguale alla somma per n che va da 0 a infinito
diagono n, valore assoluto r meno epsilon alla n, che è minore di più infinito. Perché è minore di più infinito? Perché r meno epsilon è un punto dove la serie converge, è un punto all'interno di meno rr, e all'interno di meno rr la serie converge assolutamente. Quindi anche se ci metti il valore assoluto sulla componente, questo l'abbiamo dimostrato prima, ok? E quindi converge la serie delle norme infinite, e quindi la serie converge totalmente, ok? Ora ripeto, qual è la situazione? La situazione è questa: io ho un insieme di convergenza che grosso modo è simmetrico tra meno r ed r, sicuro, tra meno r e r aperto ci converge sicuro. Sugli estremi ha detto non si sa, fuori di meno r e r chiuso non converge sicuramente. Se mi metto nell'intervallo leggermente ristretto, si dice un intervallo ben contenuto, cioè tra meno r più epsilon ed r meno epsilon, la serie invece di convergere solo puntualmente converge totalmente, ok? E anche questo abbiamo visto è facile. Ora cosa ci resta da vedere? Ci resta da vedere se la serie converge sugli estremi e quando è che la serie converge uniformemente, perché potrebbe magari convergere uniformemente sì e totalmente no. Potrebbe succedere, no? Ok. Allora, andiamo a vedere. Qualche esempio. Cominciamo con questa serie qui, somma per n che va da 0 a infinito di x alla n. Sono esempi. Questa qua la conosciamo bene, è la serie? Beh, è una particolarissima serie di potenze che conosciamo già dall'analisi con quella quotidiana. Giovanni? Quando fa la somma, allora questa qua, se x è minore o uguale di meno 1, non converge. Ricordate? Se ci mette anche meno 1 fa 1, meno 1, più 1, meno 1, le somme parziali sono 1, 0, 1, 0 e non converge. Se ci metto meno di meno 1 addirittura, perché il termine generico è un valore assoluto che non è più. Poi, se x è compreso tra meno 1 e 1, converge, e la somma quanto fa? La sappiamo fare questa somma? Ah, fa 1 fratto 1 meno x. 1 meno a, se c'era a, là in. E invece, se x è maggiore o uguale di 1, la serie quindi, come vedete, lo schema è rispettato fedelmente. Soltanto che l'intervallo di convergenza è meno 1. Questo è l'intervallo di convergenza. Quindi R deve fare 1. Ma chi era R? Innanzitutto chi era L? Il limite. Io parto sempre con limite, poi se non esiste dobbiamo fare il massimo limite, ma se c'è il limite è uguale al massimo limite, no? Il limite della radice ennesima di a con n, ma con n vale 1, la radice ennesima vale 1, il limite di u fa 1, r che è uguale a 1 su l, u che fa 1, e come vedete tutto si trova, tutto funziona perfettamente. Allora uno dice, mi si fa l'idea, vabbè, sì,
quella sugli estremi non ci converge. Allora andiamo a prendere quest'altra serie, esempio 2, andiamo a prendere questa serie qui, somma per n che va da 0 a infinito di x alla n, anzi per n che va da 1 a infinito, x alla n fratto n. Questa serie cosa fa? Allora, cominciamo a fare L. Cosa devo fare? Il limite della radice ennesima di 1 su n. Questo è diagonale. 1 su n. Che parta da 0, da 1, non è importante. È importante il termine ennesimo. Ci siamo? E quanto fa questo limite? Questo è l'altro esempio. Quanto fa questo limite? Questo è un limite notevole, l'abbiamo fatto. Quanto fa? Ricordate che fa 1? Ok. Ok. Benissimo. Allora, questo limite fa 1. E quindi R quanto fa? Fa 1 pure lui. Quindi possiamo dire che se x è minore di 1, questa qua non converge. Questo è a segno alterni, eh? In effetti se x è minore, scusate, di meno 1, se è minore di meno 1, effettivamente x alla n su n in valore assoluto tende a infinito, perché è vero che n sotto tende a infinito, ma x in valore assoluto che è maggiore di 1 alla n tende a infinito esponenzialmente in n, questo è un polinomio in n, quindi il rapporto tende a più infinito in valore assoluto, quindi sicuramente non converge. Ma quello ce lo dicevo già, il fatto che la raggio di convergenza era 1. Fuori dell'intervallo di convergenza meno 1, 1, non più. In meno 1 tra meno 1 e 1 invece converge. Perché converge? Beh, tra meno 1 e 1, meno 1 escluso, è sicuro che converge perché siamo all'interno dell'intervallo meno RR. E perché in meno 1 converge? Chi è questa serie? Meno 1 alla n fratto n. Serie di meno 1 alla n fratto n. Una serie di Leibniz, la serie più semplice di Leibniz, è proprio una di quelle che abbiamo usato con gli esempi. Non solo, ma io qua poi vediamo che sono in grado di calcolare la somma che fa meno logaritmo di 1 meno x. Questo è facile da calcolare, lo vedremo tra un po', questo lo dimostriamo dopo, però converge. Quindi questo è il meno 1 converge per Leibniz. Fino a 1 converge e vi dico pure la somma in anteprima. Ora vedete bene che in meno 1 qua viene meno logaritmo 2, infatti questa serie comincia con meno 1 più un mezzo meno un terzo, quindi la somma è negativa, infatti meno logaritmo 2, ma a 1 questa funzione se ne va infinito, perché per x che tende a 1 da sinistra, questo tende a 0 da destra, il logaritmo tende a meno infinito, col meno davanti va più infinito. Quindi a 1 già capiamo che questa serie non converge, ma infatti lo sappiamo bene che questa serie non converge. Perché per x maggiore o uguale di 1, che succede? Beh, per x uguale a 1 questa è la serie armonica, e la serie armonica sappiamo che diverge. Per x maggiore di 1, meglio ancora, più grande la serie armonica, quindi a maggior ragione diverge. È chiaro?
O guardate bene, notate, se io derivassi questa funzione, la somma di questa serie, questa funzione qui, devo derivare questa funzione. Chi mi viene? Quando vado a derivare meno logaritmo di 1 meno x. Viene meno 1 fratto 1 meno x per meno 1 della derivata di meno x, viene? 1 fratto 1 meno x. Ah, e se derivo invece di derivare questa, derivo sotto il segno di serie, che mi succede se derivo sotto il segno di serie? Se io devo fare somma per n che va da 0 a infinito di x alla n su n derivato, vabbè, qua invece di scrivere n di x, somma per n che va da 1, scusate, qua era 1, a infinito, quando derivo qua mi viene n per x alla n meno 1, quindi la n si sostituisce e rimane x alla n meno 1. Questo mi viene somma per n che va da 0 a infinito di x alla n. Perché n meno 1 lo chiamate m, allora m invece di partire da 1 parte da 0 e se non è infinito. Poi lo richiamate un altro volta. Perché è una variabile muta. Chiaro? Quindi effettivamente o derivo fuori o derivo dentro, mi viene la stessa cosa, cioè per queste serie di potenze sembra valere il teorema di derivazione termine a termine, che sarebbe l'analogo del teorema di derivazione sotto il segno di di passaggio al limite sotto il segno di derivata per le successioni. In generale varrà? Certo che varrà, perché qua dentro, diciamo, queste serie in meno r, se io mi metto in meno r più epsilon, r meno epsilon, quando deriviamo termine a termine vedremo che il raggio di convergenza non cambia. Vedete, queste due hanno lo stesso raggio di convergenza, è inchiodato, è 1, rimane 1. Perché non è cambiato il raggio di convergenza? Eppure qua il coefficiente è cambiato, qua era 1, qua era 1 su n. Perché il raggio di convergenza, i polinomi in n, non li vede. La radice ennesima di 1 su n fa, tende a 1, la radice ennesima di n tende a 1, la radice ennesima di n quadro tende a 1, la radice ennesima di 1 su n quadro tende a 1. Quindi, fin tanto che davanti, per esempio, davanti a x alla n, voi avete un rapporto di polinomi, si chiama funzione razionale, in n, il raggio di convergenza farà sempre 1 senza che lo calcolate. Per esempio, se abbiamo 3n quadro più 1 fratto 7n per n più 3, quanto fa il raggio di convergenza? Sia con n uguale a quella roba lì? 1. Allora, che succede? Nel momento in cui il raggio di convergenza non cambia, se io mi sposto poco poco dal raggio di convergenza, tutte le serie convergono uniformemente, che era quello che serviva per fare tutti i teoremi di derivata sotto il segno di serie, sotto il segno di limite. Anzi, questo teorema di derivazione, termine a termine, varrà quante volte voglio, cioè le serie di potenze le posso derivare sotto il segno di serie una volta, due volte, tre volte, quattro volte, quante volte mi pare. Ma questo è un altro discorso. Adesso torniamo all'esempio. Ci abbiamo questa serie convergente tra meno 1 e 1 estremi esclusi. Questa qui, che è come se fosse ottenuta integrando termine a termine, in realtà, è una serie che converge tra meno 1 e 1, però in meno 1 sì e in 1 no. Ok? Andiamo a prendere quest'altra serie,
prendiamo questa serie qui. Allora, questa qua per x minore di meno 1 non converge, converge se x è in meno 1, 1 estremi inclusi, e diverge a più infinito se x è maggiore di 1. Ora, questa qua non vi posso scrivere la somma perché non, la somma non si fa facilmente, anzi funzioni elementari probabilmente non si fa, non posso accettare. Se avessi voluto scrivere la somma qua avrei dovuto, sarei dovuto partire da 2, avrei dovuto scrivere x alla n fratto n per n. Allora era facile, bisognava integrare questa funzione. Si partiva per parte. Se ci metto quella lì invece non si fa. Però è facile che converge, perché in meno 1, 1 la convergenza è totale. Per quale motivo? Chi è la serie delle norme infinito in meno 1, 1? Diciamo x appartiene a meno 1, 1. Quindi il massimo di questa funzione qua dove lo devo fare è su tra meno 1 e 1. E quanto fa? Dov'è il massimo? Su un estremo, per esempio 1. E quindi viene 1 su n quadro. La somma di 1 su n quadro converge, perché la serie armonica generalizzata è esponente 2, e quindi questa converge totalmente. È chiaro? Quindi, questa converge puntualmente tra meno 1 e 1, totalmente tra meno 1 più epsilon e 1 meno epsilon. Dove si converge totalmente? Dove converge totalmente? Converge ovviamente anche un po' meno. Questa converge puntualmente tra meno 1 e 1, e totalmente mi devo staccare lo stesso tra meno 1 più epsilon e 1 meno epsilon. Se ci metto meno 1 qua, e quando metto meno 1, la norma infinita, il massimo mi viene in meno 1, che fa 1 su n, somma di 1 su n diverge, e quindi la serie, appena tocco uno dei due estremi, anche quello dove la serie converge puntualmente, la serie totalmente non converge più. Per convergere totalmente mi devo staccare da tutti e due gli estremi, anche se in uno dei due la serie converge puntualmente. Chiaro? In quel sistema effettivamente ci converge puntualmente, ma non converge assolutamente. Questo invece che converge in meno 1, 1 chiuso, perché il raggio di convergenza non lo faccio, ma sempre lo stesso, insomma, abbiamo capito, viene il L linea del centesimo 1 su n quadro, che è questo per questo che prende 1. Quindi L fa 1, R fa 1, e quindi l'unica cosa che cambia è che in questa qua converge pure in 1. E nel momento che converge in tutti e due gli estremi, ovviamente, siccome in uno dei due estremi la serie assume termini di segno costante, per esempio in 1, quindi è come se convergesse nell'estremo, come se convergesse assolutamente, e questo vuol dire che in realtà, se posso arrivare con la convergenza assoluta fin sull'estremo, allora ho la convergenza totale, perché il massimo di queste norme infinite è raggiunto sull'estremo ed è 1 su n quadro. Questa qua converge e quindi la serie converge totalmente. Cosa c'è rimasto da capire?
ma allora tra quello o converge totalmente uniformemente oppure converge puntualmente? No, c'è un caso in cui converge uniformemente ma non totalmente. Allora, questo caso non lo dimostriamo, però lo enunciamo. Allora, prendiamo la seconda serie, questa qua. Questa qua converge uniformemente in meno 1,1 meno x. Allora, la seconda, se vi ricordate, convergeva in meno 1, allora la convergenza puntuale era meno 1, 1. Convergenza puntuale. Questa è quella che differenzia le tre situazioni. Convergenza uniforme è meno 1, 1 meno epsilon. La convergenza totale è meno 1 più epsilon, 1 meno epsilon. Vedete? Qua si vede bene. Convergenza puntuale fa il conto dove gli pare, cioè può convergere in un estremo sì, nell'altro no, in tutti e due gli estremi, in nessuno dei due estremi, bisogna andare a vedere caso per caso. Poi supponiamo che converga nel primo estremo sì e nel secondo no. Allora, se mi stacco dal secondo estremo, converge uniformemente, ma per avere la convergenza totale mi devo distaccare da tutte e due. Allora, questa, diciamo, che qua non converga totalmente, è ovvio, per il discorso che abbiamo fatto prima. Se ci metto, se faccio arrivare questo fino a meno 1, ripeto, quando vado a fare la norma infinita, la norma infinita mi viene nel punto meno 1, e quando vado a fare il massimo, cioè quando vado a fare il valore assoluto di x alla n, di meno 1 alla n fratto n, viene 1 su n, somma di 1 su n, la serie armonica che diverge. Quindi là non converge totalmente. Quindi, per avere il totale è ovvio che mi devo staccare. Quello che non è ovvio è che se arrivo fino a meno 1 c'è convergenza uniforme. Questo non è affatto ovvio, è un teorema più lungo che non dimostriamo, che è il seguente teorema. Abel, matematico norvegese, a lui è intitolato uno dei premi più importanti della matematica, secondo solo alla medaglia Fields, un premio. Cosa diceva Abel? Cosa è stato in grado di dimostrare? È stato in grado di dimostrare che una serie di potenze converge uniformemente in ogni compatto contenuto nell'insieme di convergenza puntuale. Ok? Allora, questo è compatto? Sì, è chiuso e limitato. È contenuto nell'insieme di convergenza puntuale? Sì. Allora ci converge puntualmente. Vediamo se avete capito. Se io prendo l'insieme meno 1 aperto, 1 su epsilon, senza gli estremi, la serie su quell'insieme ci converge uniformemente? Sì o no? In questa serie qua, non una serie prima, questa serie qua. Non avete capito. Sì. Se una serie converge uniformemente su un insieme più grande, converge uniformemente anche su un insieme più piccolo.
Quindi non è che perché quello non, io non ho detto che se non è compatto non ci converge, ho detto che converge uniformemente su tutti i compatti quando è un insieme di convergenza puntuale. Allora quello che altrimenti avrei dovuto dire, per farvelo capire meglio, così lo capivate, su ogni insieme contenuto in un compatto contenuto nell'insieme di convergenza iniziale. Cioè, qual è la differenza che, allora, se io prendo un qualunque insieme contenuto qua dentro, questo è contenuto qua dentro, questo è un compatto e contenuto insieme di convergenza puntuale, quindi su quell'insieme la convergenza è uniforme. Se fosse, diciamo, se la serie di partenza convergeva soltanto su meno r, r è aperto, per mettere un compatto tra il mio insieme e l'insieme di convergenza puntuale, necessariamente un compatto era contenuto all'intervallo chiuso che andava dall'estremo inferiore all'estremo, dal minimo al massimo, e quindi era contenuto in un insieme del tipo meno r più epsilon r meno epsilon, ma là già ci convergeva totalmente. Quindi in quel caso il teorema di Abel, se l'insieme di convergenza puntuale è senza gli estremi, il teorema di Abel non serve, perché non dice nulla di più, perché i compatti sono, diciamo, sono sempre contenuti in un compatto di questo tipo qua, meno r più epsilon r meno epsilon, se qua non c'era il primo estremo. Ma siccome c'è, io qua ci riesco a mettere questo che è compatto e non ho bisogno di stringermi anche da questa parte. Comunque, facciamo prima, se lo schematizzate come vi ho detto prima. Convergenza puntuale sugli estremi si comporta caso per caso. Convergenza uniforme mi devo staccare solo da dall'estremo dove la serie non converge. Convergenza totale mi devo staccare da tutti e due gli estremi. È chiaro? Oh, mi sembra che faccio. E poi una volta che mi sono staccato, cioè una volta che mi sono messo in un insieme di questo tipo qua o di questo tipo qua, ovviamente converge anche su tutti i sottinsiemi di questi insiemi qua. Se converge uniformemente su un insieme, converge uniformemente anche su tutti i sottinsiemi. La convergenza uniforme se passa su un insieme più piccolo e se è assicurata su un insieme più grande, si è assicurata su un insieme più piccolo. È lo stesso per la convergenza totale. Chiaro? Quindi lo schema teorico è... Ora, naturalmente questo teorema non è di... cioè, ci vuole mezz'ora, poi però perdiamo l'altra mezz'ora, poi lo dobbiamo spiegare, fare gli esempi, eccetera, eccetera. Non abbiamo il tempo di farlo. Quindi il quadro teorico è perfetto. Adesso però a noi interessa andare a calcolare queste serie di potenze, almeno in certi casi. E allora come facciamo? Non solo. Il quadro teorico funziona bene, ma non è ancora perfetto, nel senso perfetto significa completato. C'è ancora qualcosa da dire. Cosa c'è da dire? Ecco, la cosa seguente. Allora, punto numero 1. Supponiamo di avere somma diagonale x alla n con raggio di convergenza r. Quindi noi sappiamo che la sicuramente il meno r, lasciamo stare gli estremi ci può convergere o non ci può convergere, ma là dentro converge sicuro. E siccome là dentro, e là dentro è una funzione con continuo, perché se metto meno r più epsilon r meno epsilon, la serie converge totalmente. Allora tra meno r più epsilon è una funzione continua, ma siccome epsilon è arbitrario, la continuità è un fatto locale, in realtà la funzione continua vale su tutto meno r. Da questa qui F. Noi sappiamo che sicuramente F appartiene a C0 di meno R.
In realtà sappiamo che è partita C0 di R meno epsilon, R più epsilon per ogni epsilon, quindi vuol dire meno R. Fate l'unione. Ok. Adesso andiamo a fare la derivata termine a termine, cioè la somma per n che va da 1 a infinito di n a con n x alla n meno 1. Questo è uguale a 1 almeno per x in 0 converge sempre, perché tutte le serie di potenze centrate nell'origine convergono in 0. Se x è diverso da 0, possiamo anche scrivere così: come la somma fa questa qua, no? Divide moltiplico per x. Ora prendiamo questa nuova serie qua. Chi è il suo coefficiente? N a con n. Coefficiente di x alla n, quindi come si chiama? Come si calcola? L si deve fare il massimo limite della radice ennesima di n a con n, ma questo è uguale al massimo limite della radice ennesima di a con n. Per quale motivo? Perché il limite della radice ennesima di n fa 1. Allora, quando voi avete due successioni, fate il massimo limite del prodotto, se una delle due ha limite, quel limite si può calcolare e portare 2. Ok. Quindi che vuol dire? Che L di questa serie qui è lo stesso di prima, perché questo è, questo chiamiamolo L' e questo è L. L era quello della serie precedente, L' era quello di questa serie qua. E allora che vuol dire? Se L' è uguale a L, anche R' è uguale a R. E questo che vuol dire? Vuol dire che questa serie ha lo stesso raggio di convergenza. Non solo, se mi metto su meno r più epsilon r meno epsilon, la serie come converge? Questa qua, essendo una serie di potenze con raggio di convergenza r, converge totalmente. Ma se converge totalmente, converge uniformemente. Ma se converge uniformemente, converge la somma, la chiamo phi, sarà una funzione continua. Ma se converge uniformemente questa a f e questa a phi, cosa dice il teorema sulla derivazione? Sotto passaggio al limite sul segno di derivata, dice che φ è uguale a f'. Quindi la somma di questa qua è f'. Quindi che cosa? E questo discorso, siccome vale per ogni epsilon, alla fine vale in meno r, r. Quindi io posso aggiornare qua la mia funzione quando deve valere? Quando deve essere? Almeno c con, però questa è un'osservazione potentissima, perché io sono partito dalla somma di una serie di potenze, sapevo che era continua. Prima ho fatto vedere che se la somma fa f, la derivata la posso calcolare derivando termine a termine. Non solo, ma ho anche saputo nel frattempo che la funzione invece di sc0 era c1. Questo ragionamento si può iterare. Cioè io riparto da questo, no? Derivo termine a termine. Chi sarà f secondo? La somma per n che va da 2 a infinito di n per n meno 1 per a con n per x alla n meno 2, eccetera. Qual è la conclusione? Dove sta f? Dove sta? Dove sta? Chi offre di più?
C'è infinito, io questo come l'ho fatto una volta, due volte, tre volte lo posso fare quante volte lo faccio, ragionamento. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Quindi la somma di una serie di potenze è C infinito. Però, e come sarà fatta la derivata kesima? Allora, lo riscriviamo qua. Faccio solo questo e poi mi fermo. Come è fatta? Allora, quindi f di x era somma di a con n, x alla n, per n che va da 0 a infinito. Questo era f di x. Sicuramente questo era vero tra meno r ed r. Sugli estremi è un'altra storia, bisogna vedere caso per caso. Adesso, se io voglio fare la derivata kappesima di f in x, questa chi sarà? Sarà la somma per n che va da a da k a infinito di n per n meno 1 per n meno k più 1 per x alla n meno k. E derivo k volte viene questo. Allora. Oh, ma allora, aspetta, c'è anche un'altra cosa che possiamo vedere. Se la vado a calcolare in 0, questa derivata kappesima, chi mi viene? Quando metto x uguale a 0, 0 quando l'esponente è positivo fa 0. Ma quando l'esponente viene 0, vuol dire che qua lo 0 non c'era, quindi qua viene 1. Ok? Perché vuol dire che avevo derivato tante volte fino a far sparire x e quindi qua non c'era la x. Chiaro? E quando è che questo viene 0? Quando n è uguale a k. E quando n è uguale a k, che cosa mi viene? Il coefficiente? K per k meno 1, per k meno 2, fino ad arrivare a 1, chi è? K fattoriale. Quindi qua mi viene, scusate, qua ci manca con n. Quindi qua mi viene k fattoriale per a con k, quindi a con k è uguale alla derivata kappesima di f nell'origine fratto k fattoriale. E allora la mia funzione è c infinito di meno rr, non solo, ma so anche che è uguale alla somma per n che va da 0 a infinito della derivata ennesima di f in 0 fratto n fattoriale per x alla n, cioè che è lo sviluppo di McLaurin. Invece di avere la formula di McLaurin è la serie di McLaurin, sono mandato n a infinito e il resto tende a 0. In meno rr è automatico, quindi abbiamo fatto un viaggio e 4-5 servizi. Prima abbiamo visto che la funzione derivando non cambiava il raggio di convergenza. Si poteva derivare e non cambiava il raggio di convergenza. Ma allora se era C0 era anche C1, se era C1 era anche C2, se era C2 era anche C3, su quell'intervallo in realtà è C infinito. Ma poi abbiamo visto che se è C infinito vuol dire che i coefficienti non possono essere qualunque, devono essere esattamente i coefficienti della serie di Taylor, centrata nel e la f è la somma della sua serie di Taylor centrale. Beh, è un bel po', ok? Uno potrebbe chiedersi, ma allora questo vale per tutte le funzioni c infinito sviluppabili in serie di potenze? La risposta è no. Non ho il tempo di dimostrartelo, però il controesempio è questo. Chi lo vuole se lo fa per esercizio.
e poi se lo porto all'esame quando gli faccio qualche domanda al 20 settembre. L'altro esempio è questo qua. Se io prendo questa funzione g di x uguale 0, se x è uguale a 0 e alla meno 1 su x quadro, se x è diverso da 0, allora risulta che g è c infinito su tutto f, ma se andate a fare la somma per n che va da 0 a infinito e la derivata ennesima di g calcolata in 0 fratto n fattoriale e x alla n, che non coincide con x, cioè coincide solo in 0. Cioè se questa qua è una funzione, qual è l'idea di questa funzione? Questa funzione, se ne andate a fare il grafico, fa una cosa del genere. È una funzione pari che praticamente, vabbè, quando x va infinito, va più o meno infinito, la funzione tende a 1. Quando x tende a 0, la funzione tende a 0 da destra. Ma è talmente piatta vicino all'origine. Ovviamente in 0 non la posso definire così, la devo definire così, però quando vado a provare a fare la derivata a mano, io vedo che la derivata viene sempre qua nell'origine, perché la funzione è praticamente piatta, è talmente piatta che tutte le derivate nell'origine vengono 0, non solo lei, la derivata prima, ma anche la derivata seconda, la terza, la quarta, la quinta, tutte. E allora che significa? Che quando vado a fare la sua serie di McLaren, chi mi viene? 0. Ma la funzione è 0? No. E allora questa è una funzione c infinito che non è sviluppabile in serie di potenza. Perché quando vado a fare la sua serie di se fosse sviluppabile in serie di potenza, dovrebbe essere uguale alla sua serie di McLaren. La serie di McLaren fa 0, lei non è 0 e sta a posto. Ok? Ok. Allora, prima di interromperci, ripetiamo le cose per l'ennesima volta, rifacciamo di nuovo il quadro. Noi abbiamo una serie di potenze, somma di a con n x alla n. Ci calcoliamo il raggio di convergenza, r. Che succede? Puntualmente la serie converge tra meno r ed r. Poi, uniformemente la serie converge in tutti i compatti contenuti nell'insieme di convergenza, compreso gli estremi eventuali dove converge. Invece, se vogliamo che converga totalmente, bisogna staccarsi dagli estremi. Poi la somma. La somma è una funzione, si chiama analitica. Perché analitica? Perché abbiamo un nuovo nome. Perché non basta il c infinito, è meglio ancora che il c infinito. Perché abbiamo visto che una funzione sviluppabile in serie di potenze è c infinito, ma una c infinito non è sempre sviluppabile in serie di potenze. E questo giustifica un nuovo nome. La somma di una serie di potenze si chiama una funzione analitica. Questa funzione analitica chi è? La chiamiamo f. Quando vado a derivare, posso derivare termine a termine e il raggio di convergenza non cambia. Quindi f, prima avevamo osservato che era c0, adesso sappiamo che è c1. Ma allora se è c1 è anche c2, c3, c4 e c1. Non solo. Chi vengono, diciamo, da uguagliando la derivata k'esima in 0 e il valore della serie derivata termine a termine k volte in 0, otteniamo che a con k è uguale alla derivata k'esima di f in 0 fratto k fattoriale. Andando a sostituire al posto di a con n solo, otteniamo che la f è la somma della sua serie di McLaurin. Ok? Punto.